Buonasera e bentornati al videoblog di assistente sociale privato. Stasera riprendo una rubrica che era un po' che non facevo, che è vita d'assistente sociale privato, per due ragioni. La prima perché proprio di recente mi è stato inviato un verbale decreto dell'autorità giudiziaria in cui per la prima volta, almeno per quanto mi riguarda, mi piacerebbe sentire altri colleghi che si occupano di libera professione che la fanno realmente come assistenti sociali, non come formatori, come supervisori, ma che lavorano quindi privatamente, direttamente con le famiglie, se gli è già capitato. In cui è indicato che io svolgerò un ruolo di assistente sociale privato. Perché vi dico in cui è proprio indicato questo? Perché mi sono capitato in questo periodo in cui ad esempio mi occupo nello specifico di coordinazione genitoriale, che è un metodo di lavoro con l'alta conflittualità genitoriale, in cui il mio nome fosse indicato nelle ordinanze di separazione da parte delle parti e quindi dei giudici, come coordinatore genitoriale. Ora è vero che io faccio l'assistente sociale, sono un assistente sociale, ma nel momento in cui il mio nome è associato al ruolo di coordinatore genitoriale, è ovvio che in qualche modo come dire, lo specifico della professione di assistente sociale viene un pochino meno. Mentre avere come dire, un documento dell'autorità giudiziaria che indica in maniera specifica assistente sociale privato. Ecco, questa per me è stata in questo momento un traguardo. Non è un traguardo in assoluto, è un piccolo traguardo perché? Perché mi sembra importante che nell'ambito dell'autorità giudiziaria si inizi a pensare che esiste nel privato anche la figura dell'assistente sociale, che anche l'assistente sociale può svolgere dei ruoli grazie alla sua specificità che un altro tipo di professionista non può svolgere. Ora, l'assistente sociale si occupa di tenere insieme la rete dei professionisti, l'assistente sociale si occupa di far sì che tutti i pezzi della rete dei professionisti, e non solo dei professionisti, anche tutta l'altra rete, lavori in maniera integrata e soprattutto quando si parla di rete di professionisti, che i vari pezzi di questa rete non vadano in collisione tra di loro. Secondo me questo è proprio lo specifico dell'assistente sociale. Si occupa anche di essere di supporto costante, continuo alle persone, di essere vicine alle persone, a fianco alle persone in tutte le fasi del lavoro che con le persone vengono messe in atto. A me capita di ricevere telefonate dai clienti anche alle 9 di sera perché lo abbiamo concordato per un certo senso, ma anche questo è il ruolo di un assistente sociale privato. Ecco, quindi oggi leggere che su accordo delle parti il giudice accorda appunto che io sia nominata come assistente sociale privato mi ha, come dire, molto emozionato perché non mi era ancora successo di ritrovarlo proprio scritto e mi sembra che finalmente forse qualcosa si può muovere. Come? Perché molti mi chiedono: ma è davvero possibile fare la libera professione come assistenti sociali? Allora, io rispondo sempre che è difficile e questo dobbiamo dircelo. È molto difficile, non è impossibile, questo è importante dirselo. È difficile per varie motivazioni, perché la figura dell'assistente sociale è, come dire, è poco conosciuta, se vogliamo dirla in maniera diplomatica, è molto conosciuta per quello che è il ruolo effettivo dell'assistente sociale e perché è sempre stata associata in Italia ad una figura, come dire, alla figura che lavora nell'ente pubblico. Non si è mai pensato, e anche molti colleghi, devo dire, non riescono neanche a pensarlo, tant'è che il rapporto con i colleghi del pubblico poi a volte è davvero molto difficile. E poi perché, diciamocelo, ci sono dei forti pregiudizi rispetto alla nostra professione, che in parte devo dire, come dire, ci siamo anche andati a cercare, e in parte invece sono proprio, come dire, degli stereotipi che si sono incancreniti nel tempo. Quindi è difficile privatamente. Come si può fare? Perché si può fare, e questo è importante. Si può fare, e soprattutto rispondo alla domanda di qualcuno: ci si può vivere di questa cosa della libera professione come assistente sociale? Sì, ci si può vivere. Ora, bisogna avere pazienza, primo.
Quindi non aspettiamoci che puff, apriamo la partita IVA, creiamo un sito, facciamo una pagina Facebook e dobbiamo avere clienti. E su questo però, appunto, sul posizionamento nel mercato, la comunicazione sui social, vi rimando al videoblog, sul mio sito in cui trovate tanti altri video, non è questo il momento. Bisogna avere pazienza. Bisogna avere competenza, piantiamola di venderci per ciò che non sappiamo fare. Io, scusate, ma ricevo in continuazione richieste di colleghi, alcuni anche neolaureati, che mi dicono: io vorrei fare il CTU come libero professionista. Ma che cavolo andate a fare il CTU se neanche sapete come lavorare con una famiglia? E qua non voglio dire che chi si è appena laureato non possa fare il libero professionista, è che dobbiamo assolutamente con umiltà renderci conto di quali competenze abbiamo già creato come professionisti. Quali competenze abbiamo? Perché il mercato ci compra grazie alle nostre competenze, non perché siamo simpatici o perché siamo carini o perché siamo assistenti sociali. Ecco, dobbiamo essere più realisti del re. Ci comprano perché siamo competenti e questa competenza deve diventare l'enorme forza di un assistente sociale che oggi si vende, diciamolo, privatamente. Altrimenti il rischio che uno si vende per la competenza che ha, un altro anche, altri due assolutamente no. E sapete che cosa succede? Che per chi vuole davvero iniziare a fare questo e a far sì che questa professione, non il singolo, ma questa professione possa trovare come dire, uno spazio nel mercato del lavoro privato, che gli sforzi di chi ha fatto tanto per porre davanti a tutto la competenza vengono vanificati da chi invece, come dire, va all'arrembaggio pensando di poter far tutto perché tanto adesso fare il libero professionista va un po' di moda. Ecco, quindi si può, ci vuole pazienza, tantissimo impegno, tantissimo studio, anche di cose che non c'entrano nulla col nostro lavoro, comunicazione, marketing. Ci vuole onestà intellettuale ed umiltà. Che cosa sapete fare oggi? Per che cosa potreste vendervi che, per cui siete davvero capaci di farlo? E nel frattempo createvi le competenze necessarie per fare quello che vi piacerebbe. Ci vuole poi la capacità di investire e di porsi obiettivi di lavoro. E dall'altra parte, della cosa più importante dal mio punto di vista, messe tutte queste insieme, è essere in grado di crearsi una rete, cioè di farsi conoscere. Il sito non serve a niente se non sappiamo creare relazioni, la pagina Facebook non serve a niente se non siamo capaci di creare relazioni. A me, ad esempio, adesso stanno chiamando clienti perché quello psichiatra con cui ho lavorato un anno fa, quell'avvocato a cui ho fatto una consulenza 2 anni fa, quella persona, ecco, ha dato il mio nome e piano piano inizia il passaparola. Allora, dobbiamo creare relazioni. Come? Andate a conferenze e parlate con le persone, iscrivetevi ad associazioni dove ci sono altri professionisti. Fatevi conoscere, ma fatevi conoscere per le idee che avete e cercate, ancora lo dico, di essere assolutamente unici. Su questo ho fatto un video, più video probabilmente, sulla questione di essere unici. Non scimmiottate, non copiate e non cerchiamo di diventare altri tipi di professionisti. Noi siamo assistenti sociali ed è per questo che oggi mi sono molto emozionata nel leggere questo mandato da parte dell'autorità giudiziaria, perché finalmente c'era scritto assistente sociale. E per me è importante non tanto far passare l'idea che Elena fa l'assistente sociale privato, ma far passare l'idea che questa comunità professionale può anche fare questo pezzo e lo può fare bene. Ed è per questo che continuerò a dirlo. Io non supporterò mai chi nella nostra professione cercherà di, come dire, svenderla, portandosi nel mercato senza competenze. Personalmente supporterò e aiuterò tutti coloro che avranno voglia di mettersi sul mercato con le competenze, sviluppandole, impegnandosi e lavorando sì, come oggi per me, anche la domenica se è necessario, perché se ci credete lo fate. Per me non è un peso questo. Quindi cerchiamo di far crescere questa comunità professionale basandoci sulle competenze.
ok? Non sulle mode. Io vi saluto e chiedo a tutti quelli che, magari come me, perché mica sono l'unica, hanno già avuto delle esperienze con l'autorità giudiziaria in cui vengono indicati come assistenti sociali che lavorano privatamente, quindi non come coordinatori genitoriali, non come consulenti, di parte, come assistenti sociali che lavorano privatamente. Ecco, confrontiamoci e vediamo che cosa hanno scritto i giudici, quali tipo di mandato hanno dato. Io vi saluto e vi aspetto più o meno tutti i giorni e da settembre sarà davvero tutti i giorni sul videoblog di assistente sociale privato. Ovviamente, se avete voglia di supportarci, potete iscrivervi al videoblog, potete iscrivervi al canale YouTube, potete iscrivervi, anzi, mettere un like alla pagina Facebook e su Instagram, tutto con l'hashtag assistente sociale privato.